La Francesca Di Laude, sì, della CGIL. Vai, Francesca. Sì, allora dovrei aver disattivato l'audio e penso che mi sentiate. Intanto vi ringrazio per il dibattito. Porto i saluti di Enrica Balfrè. Io per la Camera del Lavoro di Torino da qualche mese, da febbraio di quest'anno, mi occupo del Dipartimento Sanità e Politiche Sociali. Vi volevo solo fare un aggiornamento, visto che tante sollecitazioni sono arrivate da questo dibattito, partendo ovviamente dalle considerazioni e la presentazione del libro, ma ragionando poi sul PNRR. In realtà la situazione è brutta, nel senso che il dibattito non c'è. Io credo che debba diventare un dibattito popolare, uso questo termine, perché credo che tutti noi, non solo come rappresentante sindacale nel mio caso, ma come cittadini, siamo investiti di una responsabilità e quindi dover in qualche modo contribuire affinché si provi a realizzare quello che Leonora diceva prima, quindi quella continuità, quindi non soltanto ragionare sull'architettura, sulle strutture di cui si sta ragionando, ma a mio avviso in maniera errata, ma capire effettivamente quali sono le funzioni e quale idea politica sta dietro a questo nuovo impianto del PNRR. Noi abbiamo sollecitato in tutte le ASL una discussione, non solo con le parti sindacali, ma con i sindaci, che si fanno sentire molto poco, quindi o aspettano di essere convocati o aspettano di utilizzare le assemblee, insomma quello che si diceva prima per dialogare, ma in realtà non sollecitano il dialogo e se lo fanno in maniera assolutamente scoordinata, anche per quanto riguarda le zone. E la regione in questo momento è assente, o meglio, non prende una posizione. E quindi non dà il mandato, aspettiamo i prossimi giorni per capire che cosa capiterà, ai territori di discutere effettivamente, alle ASL di discutere con i territori per capire che cosa si voglia fare. Però rimane il problema di base di cui si è parlato finora, se non c'è un'idea politica dietro, il rischio che io vedo è che sì, potremmo anche parlare di strutture, ma non sappiamo come riempire quelle strutture e la dottoressa Rivetti ha assolutamente ragione. Perché mancano i medici, non sono valorizzati, quindi le considerazioni le ha già fatte benissimo lei, quindi non le riprendo, però è chiaro che è molto preoccupante la situazione, quindi questo lo voglio dire. Io sono contenta di questa serata, penso che serate di questo tipo debbano essere organizzate. Adesso mi veniva qualche idea o mi sono presa un po' di appunti, però magari ci sarà anche modo di incontrare alcuni di voi. Io sono arrivata da poco sul territorio torinese, quindi avrei proprio voglia in qualche modo di avere un momento magari di approfondimento per capire come facciamo, no? Perché al di là delle considerazioni, il tempo è adesso ed è veramente poco, nel senso che come sapete ci sono delle scadenze, quindi al di là delle considerazioni del voler giustamente, no, riaprire un dibattito all'interno della sinistra che è assolutamente da fare, ma di fatto noi questo problema lo dobbiamo affrontare ora, quindi capire come poter accelerare, capire come poter orientare, capire come poter coinvolgere, affinché la voce del cittadino in primis e delle persone possano arrivare per questa, diciamo, riforma, non è forse il termine più appropriato questa sera, della sanità, anche alla luce di, diciamo, questo strumento che adesso c'è, per quanto ci piaccia o meno, per quanto sia mancante, ed effettivamente lo è perché non parla dell'idea che c'è dietro, che è il PNRR. Grazie. No, non rubo altro tempo perché vedo che c'è forse qualcun altro che vuole intervenire, ma vi ringrazio veramente della serata e degli interventi. Grazie della tua presenza, grazie Enrica Balfrè di essere come sempre sensibile a queste cose, la segretaria della Camera del Lavoro di Torino. E sta tranquilla che ti cerchiamo, Francesca, prossimamente e disponibilissimi a collaborare, anche perché la Camera del Lavoro è proprio vicina al centro sociale Manituana, da dove è partito sostanzialmente la vertenza per il Maria Adelaide, ma soprattutto quello che dicevi, che condivido assolutamente, è uno striscione, ecco, lo sintetizzo, uno striscione del movimento Riapriamo Maria Adelaide che dice: il sonno della regione genera morti.
Noi abbiamo un appuntamento come Movimento per la riapertura di Maria Adelaide, l'avevamo già il 27 scorso con il direttore regionale della sanità, dopo la mobilitazione che abbiamo fatto su, appunto, per la riapertura di Maria Adelaide, e ce lo rinviano di giorno in giorno. Adesso il prossimo sarà il 3 novembre, speriamo che lo confermino alle 10 del mattino. Chiara, segnatelo se non te lo sei già segnata, ma abbiamo l'impressione che questi veramente non siano all'altezza, non conoscano. Nell'incontro che abbiamo fatto dopo aver occupato in qualche modo gli uffici regionali e convinti e li abbiamo convinti a incontrarsi con noi, abbiamo dovuto dirgli noi alcuni aspetti del PNRR che stanno diventando urgentissimi. Se questi non si muovono, rischiamo di perdere decine, se non centinaia di milioni di possibili investimenti, sia pure che non hanno nella loro mente il carattere riformatore che auspichiamo tutti assieme, ma che comunque sarebbero persi. E l'altro aspetto è l'occupazione stabile e qualificata che risulterebbe davvero da una riforma della sanità nel senso di cui stiamo parlando questa sera. Quindi grazie Francesca del tuo intervento e ci vediamo presto, ti cerchiamo. Naturalmente il sindacato ha i suoi compiti e noi saremo sollecitatori di questo.